Ma non posso una volta essere tipo la stronza? Oddio, dove cazzo sono? Oddio, ma la signora mi ha chiuso in soffitta. Ma è tipo una sorta di Harry Potter, però vattene, tipo che c'hai l'ebola, bambino stronzo. Ah, ma è sempre la stessa casa. Ma è la stessa casa, ma stai impazzendo. Ma impazzisco. Bro, literally. Allora, da pialla Molotov quanto prima. Cos'è questo? Oddio, pensavo fosse tipo un pacemaker, invece è senza mito una bottiglia. Signora, ma quante chiavi ci sono qua dentro? Signora, ma sono pieno, 4 chiavi. Ma lei ha dei poteri speciali questo livello? Oppure è tranquillamente è semplicemente una vecchia di merda e basta. Ma non mi dice manco dov'è adesso. Dice ovviamente chi ammazza la tua nonna. Vabbè, mi atterrò ai piani. Sentivo ammazzare la vecchia, vuol dire che c'è un motivo. Ma io vedo che c'è una chiave qui. Non c'era prima in stanza, cazzo. Ma perché? C'è lì dietro al muro c'è una chiave. Ma non capisco per quale motivo. Per quale freaking motivo. Oddio, ma guardala. Porca puttana, che senso. Comunque è vero. Sì, cazzo, sono le 11 di mattina. Domandina. Perché se sono le 11 di mattina? Cioè, scusa, ma è l'apocalisse? Sta per arrivare gli zombie? Ma no, ma è vuota sta. Oddio, no, ma adesso le trovo vuote. Oh, il mestolo, oddio, posso tipo scassarla col minestrone. Signora, le giuro, è 1v1 minestrone. Venga qua, signora, venga qua. Ho finito la signora. Ma è tipo andata in villeggiatura da qualche parte. Signora, può venire a farsi scassare la testa col mestolo? Signora? No, veramente, ma lei si è buttata giù dalla finestra. È per forza così la cosa, è tipo si è ammazzata così. Signora, ah! No, raga, è una giocatrice di rugby incredibile. Bro, ha fatto un fuoricampo. Come si chiama quando tipo, fanno tipo i cosi, calciano la madonna? Come si chiama? Non gioca a rugby, non so come cazzo funziona. Però ci so che tipo calcia la palla, non mi ricordo come si chiamano però. Mica, però è volato in cielo, cazzo. Cioè, lo prende Elon Musk per buttarlo su Marte. Madama, sta provando a trovare i fusibili, ok? Non è che l'hai pagato la bolletta, ho capito. Ma però il mestolo è deboli. 10 di vita al mestolo. Sono sicuro che se prendi un'anziana del genere a mestolate, tempo tipo 3 mestolate ed è morta. Se la colpisci sulle tempie crepa subito. Trust the streamer. Trust literally the streamer. Ma io ho 9 chiavi. Ma chi le ha prese tutte queste chiavi? Ma io l'ho presa io. Literal streamer gran chiavatore. Poco da fare. Adesso vorrei aprire questo e vado a prendermi anche la Molotov dal piano di sopra. Nel giardinetto. Che dico nel giardinetto? Dico, devo andare sul magazzino. Cazzo, raga, io ho un problema tipo di straparlo. Il mio problema più grosso è quello lì che comincia a parlare a macchinetta e non si capisce un cazzo. Metti in fila quello che dico è essenzialmente. Ma lei mi vede al buio? Ma lei mi vede al buio? Perché in teoria dovrebbe essere mezza orba. Cioè, dai, avrai perso tutte le diottrie, cazzo, con tutto rispetto. Però non puoi vedere un bambino alto un metro e un cazzo che tipo ti gira sotto le gambe. Cioè, già che abbassi il collo, ti parte una. Un'artrosi che rimane inchiodata una vita. Cioè, il chiropratico con te sembra che tipo stia spezzando un cracker. Ad ogni modo, io ho 6 chiavi. Me apro. Grazie, 7 addirittura. Amico, veramente, sono commosso. Che ho qua dentro? Shit, che un coltello. Adesso voglio prendere subito questo. La Molotov quanto prima. No, bro, sta roba è fortissima. Subito una bella arrostita la vecchia, subito. Lei ha trovato. No! Ma porca vacca, ha trovato tutti i fusibili. Signora, domanda, dov'è però il coso dei fuse box? Dove cazzo è? Non è qui su da me, vero? Brutta stronza. È da me, brutta bastarda. Brucia, brutto carcinoma. Io spererei moia, ma non sarà mai così. Cioè, tipo vado a prendere la bomba, lei sistema la luce. Sto brutto cancro sistema la luce, sto brutto schifo. Vedi, bro, ma è troppo veloce. La vecchia è sparita ancora. Comunque, finché non cerca i fusibili, fa tutto benone. Prima le sbombardo la testa. Seconda cosa. Bombarda, per favore. Grazie. Bombarda la testa. Le do fuoco e poi vado su nell'ultimo piano a prendere l'ultima roba, così vediamo cos'è. Signora, i fusibili nell'attico sta cercando sta brutta mecera. Ottimo. È anche vicina. Sai cosa? Tipo la Molotov. Grandioso. Questo è God però streamer. Signora? Signora? È qua? No, vecchio, spreco la bomba. No, vecchio, non c'è la signora. Non c'è quel brutto roito. Sto sprecando la bomba. Non è vero. Prima tasto destro lo smette. Godo. Perché ho pensato che l'attico fosse sopra il magazzino? Per quale motivo? Vabbè, non lo so. Magari me lo sono immaginato. Questo gioco è storto. Quindi va bene. Però, nel senso, anche io ho lasciato età e quindi comincio a delirare. Non ci fa troppo caso. Signora, è qua sopra, vero? Cazzo, guarda l'amico. Amico, signora. Chi è? Becca la bomba. Che provo a scassare. L'ho completamente scassata. Vecchio, 25 di vita. Un'altra Molotov. E un po' godo. Signora. Ma guarda, ma che se sta limonando la porta. Signora, ma prenda fuoco e stia zitta. Brutto schifoso. Schifo, brutto roito. Dammi una cosa. No, raga, vince lo streamer. Raga, vince. Trasta, vince lo streamer. Le prenda martellato la testa. Quanto è veloce. Signora, dove va? Oh, signor. Fermate un attimo, fermate. Bella, bella così. 20 di vita al martello. 20 di vita al martello, impazzisco. Ora, vado su dall'altra parte. Prendiamo l'altra Molotov. Gli levo altri 20 di vita. E poi col coso del traluco gli facciamo il resto. Si scappenderà anche solamente 2 volte con quella. È completamente fatta. Lo streamer avrà proprio raggiunto il next level in meno di un'ora. Quello è il problema. Allora, brother. Tipo, trastami, trasta. Piatti sta roba. Grazie. Ops, apri, prego. Premo E, grazie. L'avrei già premuto, gentilissimo. Signora, arrivo. Lei non recuperi vita, eh. Non prendi fusibili, non prende fusibili. Signora, si fermi. Oh. Bello. Ok, solamente 10. Però dovrebbe perdere tipo altri 2 con il fuoco. Quindi 26. No, di più. Ma stai scherzando. Ho detto vabbè, perderà tipo 22. No, ha perso tipo una 30. Ha recuperato 30 di vita. La bastarda ha recuperato 30 di vita.
di vita. Non dà più la botta di idrolio. Questa cosa non c'ha senso. 30 di vita si è ripresa. Sto brutto schifo. Signora, così non andiamo d'accordo. Così non va bene. Vabbè, un coltello questo, grandioso. Ragazzi, se la prendo bene. Se la prendo bene, sono easy 40 di danno. Perché una botta gli facciamo 20. Rimbalza, beh, riprendo il coso e ne faccio altri 20. Cosa cazzo ha pepato per rifarsi 30 di vita così? Come cazzo è possibile? Vabbè, questa è anche Iella, perché me la trovo così davanti. Signora, si fermi, non stia a strusciarsi sulla porta. Veramente simpatica. Un sacco simpatica, rimbalza. L'ho lanciato non so dove, bro. Ho completamente lanciato la cosa non so dove. Bro, sono storto come una roba storta. Sono veramente inguardabile. Ho fatto una roba indescrivibile. C'è una stortezza che neanche impegnarti. Che c'è là sotto? Ma quanta cazzo è grossa sta cazzo di casa? È gigantesca, questo coltello. Non farò mai qualcosa di buono col coltello. Cioè, almeno che penso. Signora, niente, è diventata come si chiama quel nemico elettrico di Spider-Man? Non mi ricordo. Cozzingaro. Signora, bello. Tutti di vita col coltello. Ma sei serio? Cioè, ma aspetta, se ne prendo un altro. Oh, cazzo, non c'ho chiavi. Mi sono aperto qualcosa prima. Amico, mi servono altre chiavettine. E le posso trovare solamente, mi sa, o le trovo qua giù, o le trovo, mi sa che su me qualcosina su c'è rimasto. Su me qualcosina nel piano di sopra, dove c'è anche la mi sa che c'è un coltello sopra che ho sbloccato. Lì sopra ci deve essere un'altra chiavettina. No, è qua sotto. Grandioso. LOL. 55 di vita con lo brobrio. Come cazzo fa a recuperare così tanta vita? Cioè, scusate, ma gli danno. Signora, ma tipo è prostamol versione anziana. Vabbè, già prostamol per gli anziani, però tipo non per le donne. Nel suo caso le danno qualche vitamina strana e dopo che 80 di vita. Ma che 80 di vita, signora? Mi dia quello che prende lei. Mi faccia pippare quello che pippa lei, signora, impazzisco. No, ho trovato i fusibili. Bro, aiuto, veramente. È fottutamente clamoroso, questa anziana non ha un cazzo di senso, veramente. Adesso sarà già là sopra, vince. Ma aveva 30 di vita, ne ho 80. Signora, ma io l'ho coltellata, signora. L'ho coltellata come un bastardo. Cioè, una persona ci va in galera tutta la vita per quello che le ho fatto. Non ha senso, veramente. Allora, vado a prendere le chiavi sotto. Le raduniamo più possibili. Dopodiché ammazziamo quel rudere di merda. Cioè, proprio la rendiamo totalmente storpia. Completamente storpia. Allora, signora vecchia, dato che so che alcune cose la stordiscono, per esempio i bicchieri o le bottiglie, le useremo per levarle la vita. O meglio, rallentare la sua corsa verso di noi per massacrarci. Signora vecchia. Signora, la vecchia non c'è. Ok, va bene lo stesso, cazzo. Amico, va benissimo uguale. Ad ogni modo, ad ogni amogus, che abbiamo... Guarda che qua non ci sono mai andato dall'altro. Mai andato, vecchio. Magari qua dentro c'è qualcosa tipo un bambino rapito. Zona completamente tranquilla. Ho di nuovo 11 chiavi. Si chiama 12 volte, let's go. Andiamo a prendere su le zone lì, tipo quella zona, come si chiama questa qua sotto, tipo sottoscala. Dopodiché andiamo a farci quelle da 3. Facciamo 1, 2. Quella da 3 qua sopra. Anche questo che c'è roba buona dentro. Diversamente, oddio, possiamo aprire tutto praticamente. Abbiamo literally ogni singola cosa. Ogni singola cosa chiavata. I'm so freaking crazy. Lo streamer è pronto per violentare una vecchia. Per farle del male. Prima cosa, una bella chiave. Non è una chiave inglese, è tipo una cagnetta. Signora anziana, ma dove cazzo è finita? Allimona il cadavere del nonno. Non per cattiveria, dove andate a prenderli i fusibili e il cotolengo? Ma pari, brutta vecchia de merda. Non si vede nulla. Non c'è, non esiste. Ed è grossa come un facocero. Era là sotto. Signora, devi scassare il cervello, bastarda. Chi ti è morto? Chi ti è morto? Buono. Signora, chi ti è morto ancora? Stronza. Ti lapido manco fossimo tipo in... Dov'è? In Arabia Saudita che ti menano qualcosa. No! Signora, comunque non ho manco l'età per camminare. Tu mi tiri già col tis... Stronza. Chi ti è... Oddio, ma quanto sangue ho perso. Ma tipo c'è una schizzata che... Merda. C'è la vecchia. C'è la vecchia. Speravo di morire prima di vedere roba del genere, però diciamo che ha un po' di problemini. È un pochettino problemi. Grazie, potresti anche dirmelo, eh. Signora, chi gli è morto ancora, bro? Signora, aspetti. Pio tipo la molotov, la scasso tutta. Signora, le trapano la testa. Trasti lo streamer. Lo trasti. La streamer, perché oggi tipo è essenzialmente ha joinato il l'inclusività. Dov'è, signora? Vuoi bruci? Signorina, sono tutto un fuoco. Dovrebbe morire in teoria. Ma che dire? Ripeto, a me ricorda sempre le cimici che si muovono. Signora, è morta? Non è morta. Non è morta. Tre di vita. Come le migliori violenze domestiche col coltello. Signora, signora, chi è?
L'ho completamente scassata tutta. Sarà la parrucca che mi dà tipo i poteri magici, non lo so. Ma nel caso ci abbiamo un altro livello, ed è tipo il livello di Halloween. È Halloween, Granny sta cucinando i biscotti di Natale. Io sono stronzo. I biscotti di Halloween. Valla ammazzare. Ma non è un bel esempio per tutti i bambini. Gente, non è che se tu nonna fai biscotti sei autorizzato a ammazzarla. Cioè, sei una stronza, sì, però. Allora, vecchia, stammi a sentire un attimo. Dammi le chiavi. Non ti chiavo, però. Dammi le chiavi. Succede una cosa, ma. Non è che devo prendere lo zucchero? No. Ma che è sto? Ma che c'è il tempo del forno? Ma che stai cucinando gli ebrei? Brother. Signora! Orco di. Comunque, io ribadisco che. Sta vecchia non si cambia mai. Cioè, sta vecchia ha lo stesso vestito sempre. Finché è un bambino, fanculo, è un bambino. Ma lei, signora, veramente da poco va in decomposizione. Se si mette a dormire sotto una pianta, la concima. Non ce la farò mai, vecchio. 30 secondi, ma è impossibile. Ma come 20 secondi? No, ma non ce la fai. Ma non ce la fai. Dove cazzo sta prendendo i biscotti? Dove è andata a pigliare i biscotti? Non capisco. Però non ho ancora perso. È ancora tutto safe. In teoria. Ne ho abbastanza comunque. Mangia bene. 8 chiavi, mangia bene. Apro questo e prendo. Ah, prendo subito la roba da 3. Chiudi questa. Bomba. Questo. Ho altre 3 chiavi. Vado ad aprirci quello là sotto. Questo qua in fondo. Questo qua. Ma lei che sta cucinando veramente dei bambini? Degli infanti? Delle creature tipo da. Insomma, fatte apposta per essere schiavi. Esatto. Nonna! Dove stai, nonna? Trust the streamer, show me da faccia che ti salto tipo in testa con sta roba. Nonna! Ma non è che sei impiccata del good ending? Nonna, ma è andata nel pozzo. Ma non è che è andata tipo dal nonno che è sepolto qua in giardino. Nonna! No, serio, veramente. Ah! Vecchio, cos'era la metastasi quella? Ma che era? Non ce l'avrò manco per il cazzo! Nonna! Oddio, se prendo un martello. Se più un martello e posso stordirla due volte, ho vinto. Non ho ancora raggiunto il demonio. Trust lo streamer, gli scassiamo la testa. Adesso evoca Maometto. Bafometto anche. No, ma fa. No! No! Alzati! No, no, niente, bro, niente. Ha liberato quella merda del demonio. Niente, oh. E se non lo carichi tutto, non gli levi un cazzo col martello. Vecchia! L'ho presa, non lo so, ho una mira. No, raga, io ho dei problemi di mira, veramente grossi. Cioè, ho dei problemi enormi di mira. E non sono manco strabico, quello ho fatto, ma tutto rispetto perché strabico. Cioè, proprio. È veramente scrausa. Cioè, uno dice, vabbè, così, dai. L'alcol testa, cioè, se sapete se si è bevuto 16 Bacardi, è completamente andato. E invece no, Trust the streamer è più che sobrio. È quello il problema. The bigger problem. Bastava una lettera cambiata ed era veramente problematica come parola, però. Grazie, bastardo. Adesso chiavati ancora il cespuglio, nascosta lì. Vecchia, trustami, muote più. 25 di vita. Amico, guardiamo lo streamer che ti combina adesso, amico. A parte nuovamente leccare il suolo terrestre. Signora, se la colpisco in testa l'altra volta, che succede? Muore, vero? Scusate. Scusate. Dove cazzo è andato il bambino? Ma me l'ha rapito gli zingari. Dove cazzo è andato il bambino? Si è tipo trascinato di fianco, tipo al lato dello schermo. È tipo sparito. Vecchia, non ho sentito. Mannaggia, che temore.